chiaramente rifiutare. È un'iniziativa che ha coinvolto in particolare le masserie didattiche. Noi da quest'anno siamo anche riconosciuti come masseria didattica ai sensi della legge regionale. Anche se per la verità facciamo didattiche e accogliamo visite da un ventennio almeno. E proprio anche su questo c'è anche Anna De Matto qui tra noi, una infaticabile guida del consorzio delle 100 masserie, che ormai da anni e anni e anni porta tanta tanta gente scolaresca in questa masseria. Ecco, cercherò di essere brevissimo, solo perché non tutti siete di casa in questa masseria, ci sono anche tante persone che vengono da fuori, quindi cercherò di dare proprio due notizie su quella che è la nostra storia. Ok, questa è la masseria del Duca, la potete vedere, una masseria a corte chiusa, potete vedere la torre di vedetta di epoca medievale, fine 1300, una delle torri poste a 6 miglia dalla costa nell'entroterra per avvisare appunto dell'arrivo di eventuali stranieri, turchi, saraceni. Il palazzo ducale, la proprietà apparteneva al duca dei Sangro di Martina Franca prima che la mia famiglia la vittasse nel 69 e poi l'acquistasse nell'83. La chiesa del 1790, una vera e propria chiesa, perché in genere nelle masserie c'è una piccola cappella. Questa, essendo proprietà di un duca così importante, di un personaggio così importante, è una vera e propria chiesa. Magari nel momento di pausa qualcuno si potrà avvicinare per poterla vedere. E ovviamente siamo anche un'azienda di produzione. Non ho difficoltà a dire che siamo una delle aziende agricole con filiere più diversificate in Italia. Anche per questo tante sono le televisioni, i programmi, anche stranieri che vengono in questa masseria per vedere proprio il tipo del nostro lavoro. Abbiamo la filiera dell'olio completa, dai 200 ettari di uliveto al frantoio, all'imbottigliamento. Abbiamo la filiera del latte, dal foraggio ai seminativi, alle vacche che vengono munte giornalmente, il latte viene trasformato nel caseificio aziendale, all'allevamento avicolo di galline, oltre 100.000 uova. Chi è della provincia di Taranto sicuramente usa le nostre uova, anche se non lo sa. Come dicevo, tra le nostre iniziative anche quella della didattica, è l'ultimo nato in questa azienda proprio a chiudere tutte le filiere, è un modernissimo impianto di biogas. Pensate, abbiamo realizzato il primo impianto di biogas di un'azienda agricola in Puglia. Cioè, da tutte le nostre produzioni, tutti i sottoprodotti, la sansa, l'acqua di rigenerazione, il siero, la pollina, il letame, tutti quelli che sono considerati scarti, addirittura inquinanti, confluiranno nell'impianto di biogas che abbiamo appena realizzato per la produzione di energia elettrica. Chiuderemo il ciclo, azzeriamo gli scarti, quindi inquinati, azzeriamo tutto e produciamo nuovo reddito tramite l'energia elettrica. Bravi, bravi. Grazie, grazie. Quest'anno anche tante altre iniziative. A giorni a Grottaglia apre un nostro nuovo punto vendita perché festeggiamo 20 anni di presenza sul mercato grottagliese. Chi di voi di Grottaglia non conosce il nostro punto vendita, piccolo ma che ogni giorno attira 500-600 persone che sono consapevoli di acquistare prodotti che nascono in questa terra e che quindi non vengono importati o addirittura poi sofisticati. Quindi ecco, per festeggiare questo 20° anniversario apriremo a giorni un nuovo punto vendita, vi inviterò per vederlo, per visitarlo, perché troverete tante novità, una su tutte il latte appena munto. Finalmente anche a Grottaglie, come al nord, un'azienda si dota di un distributore di latte crudo appena munto, quindi potrete dare ai vostri figli il latte così come esce dalla mammella delle vacche. Quindi cosa si può fare di più per combattere quella che oggi ci circonda? Cioè la sofisticazione alimentare, una al giorno, ne sentiamo una al giorno. Io vi invito a difendere le vostre tavole con prodotti locali, non soltanto della nostra azienda, ma locali, perché è l'unico modo per essere sicuri di portare sulle vostre tavole dei prodotti genuini. Lanceremo anche un nuovo brand, un nuovo marchio, non ve lo posso anticipare, tanto è questione di giorni, al prossimo evento estivo ne parleremo. Ecco, ci sarà un nuovo brand che... sotto al quale confluirà tutta la nostra produzione, una nuova immagine fresca, dinamica, dove innovazione si unisce a tradizione, un po' quello che siamo noi come azienda.
Vi dico anche che da un po' di tempo siamo presenti su Facebook, siccome oggi più o meno tutti voi siete presenti su Facebook, vi invito a tenervi aggiornati sulle nostre iniziative tramite appunto questo canale di comunicazione. Ora vi devo dire anche altre due cose, poi passo la parola al gruppo del Piccolo Teatro. Mio padre non voleva che se ne parlasse, mi ha detto non dire niente, perché umile fino in fondo non voleva che se ne parlasse. Pochi giorni fa, il 2 giugno, il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica a mio padre. Bravo! Grazie sicuramente a nome suo. Una vita di sacrificio, ovviamente non solo sua, ma della sua famiglia, di suo fratello Angelo, che probabilmente è qui tra di noi. Una vita infaticabile insieme, sempre al lavoro, da mattina a sera, per creare quella che è un'azienda sotto i vostri occhi. Ripeto, forse la più dinamica, la più diversificata in Italia. Ecco, sicuramente siamo orgogliosi tutti noi, figli, nipoti, tutti insieme di questo risultato, ed è bello anche per la famiglia condividerlo con tutti voi. Un ultimo saluto, questo è un saluto speciale, è un saluto a Leonardo Palmisano, uno di noi, un ragazzo come noi, proprietario della Masseria Pilano, che è cofondatore con noi del Consorzio delle 100 Masserie, che 2 giorni fa ha subito un trapianto di cuore. E c'è la penicellina, qua in tan niente ti passano le guai, pure le muerte vi escono. Sia sempre gloria a Dio, e basta con servio, casarà, come una cosa che non muore mai. Alli trappite, li nagiri cimono, cannate l'uegio d'alia, e condimento, e barzomo, calibra d'ogni male c'è sia. Ci ti tolle lo turso o ti siente scamampietto, viviti prima di miero qualche surzo, postrigati un veglio coto e scaftaglietto. Ci ti vuoi sane lo stomaco, ci ti vuoi quenze le viscere, non cucciaro la mattina ed è santa medicina. Tutto lo bene che Dio ha creato, a sto paese l'abbiamo gettato. E qui sta ancora niente. In tali paramiente vide il mare di musto frezzante, e poi a Santo Martino, quando a matura scumiero latino, ognuno o bianco è meglio dello spumante. Poi vedite, cesterria, alle portaglie d'ogni massaria, fiscariette di ricotta marzotica, mozzarelle, pampanette, casa ricotta fatta a fette, e poi a regola salato, intro le capace bello situato, tu vide craste di ricotta squante, tanta pezze di caso picurino, stagionato, piccante, genuino,
vidi aglie lattante, agnellune, capriette, vitelline, poi frische, capune, pulle e iaddine. Mo catenano tutte sorte e tiente, qua non ci manca lo resto di niente. Paese mia, se terra benedetta, tu sei la patria di sante e d'artiste, di poete, villane e ciraniste. Allora li portagli il nuovo paese, ma questo è uno stuezza di paradiso. Tira di mi lo pan.
diciamo, della serata. Qua si introdurrò quello che avverrà tra poco, cioè si parlerà di Ciro Annicchiarico, Don Ciro Annicchiarico, il famoso prete brigante. Non tutti siete di Grottaglie, quindi darò giusto due notizie, due flash. Non vi racconterò la storia di Ciro Annicchiarico perché mi servirebbero giorni, perché come molti di voi sanno sono un grande appassionato, faccio ricerche da tantissimi anni. Vi dico solo queste cose, ecco, ho raccolto oltre 80 volumi in tutto il mondo, in tutte le lingue che parlano di questo importante brigante. Prete prima, brigante poi, di Grottaglie, viene accusato di un omicidio, si fa 4 anni di galera, evade, gli uccidono il fratello, diventa brigante. Prima brigante il famoso Robin Hood, non lo dico io, Rutherford Crockett, uno scrittore irlandese, lo definisce il Robin Hood del Sud Italia. Perché ne parlo? Perché Ciro Annicchiarico si rifugiava in questo territorio, in questa masseria, in questo monte. Ora non lo vediamo perché è buio, qui c'è una collina che si chiama Monte di Papa Ciro e ai piedi di questo monte c'è una grande grotta, la caverna di Ciro Annicchiarico, la caverna di Papa Ciro. Da qui questa grande passione, questa grande ricerca, e vi dico, anche un po' per suscitare la vostra curiosità, quello che scrisse un grande romanziere, Charles McFarlane, un inglese. Lui scrisse: quale romanziere inventerebbe o scriverebbe una vita come quella realmente vissuta dall'Annicchiarico? Prete, brigante, c'è passione, tradimenti, uccisioni, società segrete. Sì, perché l'Annicchiarico fonda una delle tante società segrete delle Puglie dell'Ottocento, quella dei Decisi, una delle più temibili società segrete. Arriva a capo delle tante società segrete, i filantropi, gli europei, i patriotti, i carbonari, chi di voi non conosce la carboneria? Lui arriva a capo di queste società segrete perché nelle sue visioni utopistiche vede un Salento libero, primo passo, prima Repubblica libera di un'Europa libera, e stiamo parlando degli inizi dell'Ottocento. Ecco, lui poi viene catturato da un generale irlandese chiamato dal re di Napoli, con i poteri dell'alter ego, cioè con i poteri del re nel Salento, per catturare l'Annicchiarico, viene catturato a Grottaglie, fucilato, decapitato e la testa appesa per un anno in piazza, in pubblica piazza Grottaglie, come monito per scoraggiare altri fenomeni di brigantaggio. Tommaso Pedio, noto scrittore, studioso, storico di brigantaggio, dice: con la cattura e l'uccisione di Ciro Annicchiarico finisce in Italia il primo brigantaggio, perché come voi sapete l'Italia ha avuto due fenomeni di brigantaggio: un primo brigantaggio di inizi 800, post moti napoletani del 1799, e poi un famoso brigantaggio, quello post unitario. Bene, anche questa sera si può parlare 2 minuti dell'unità d'Italia, non si parla di quello che è successo veramente. Oggi la storia pian piano viene riscritta, e cioè l'unità d'Italia ovviamente non hanno fatto i 1000 garibaldini, ma forse i 30.000 briganti meridionali, nel senso che nelle file garibaldine confluirono 30.000 uomini del sud a formare le fila di Garibaldi, e da lì si arrivò a creare l'unità d'Italia. Fatta l'unità, i piemontesi dimenticarono il sud, diventarono forse anche peggio dei Borboni. Da lì, ecco, il fenomeno del brigantaggio. Ma guardate che tutti i briganti importanti, Sergente Romano, Pizzichicchio, Crocco, eccetera, eccetera, erano tutti garibaldini, tutte giubbe rosse. E quindi importante anche quest'anno l'Unità d'Italia ricordare quei fenomeni, come quello di Ciro Annicchiarico, che perché no hanno contribuito anche alla liberazione dei popoli e all'Unità d'Italia. Con mi rinforza, prego l'ugore, lo Signore Dio, con mi dia intelletto, lena e forza. Un canto d'uomo spavento se rio, di Don Ciro Annicchiarico chiamato, lo quale era ministro di Dio, e iniqua donna poi l'ha rovinato, lo quale era ministro di Dio, e iniqua donna poi l'ha rovinato. Lo primo omicidio sortio, la sera di Lugarmono segnata, accise per pupilla gelosia, per
una femmina cucciola chiamata, accise per pupilla gelosia, una femmina cucciola chiamata. Qui scanna voi. È arrivato prima di me, c'è saputo? C'è di che già sapevo. Tre mattine, Don Nicola Lufinuccio esce alla cappella di Santo Leonardo e esce solo con le femmine. Allora, questo è il momento che lui mi ha levato a mezzo. Che apposta sono venuto. Allora siete. Questi sono 200 locali. Vedi tu che fa. State tranquillo. Senza nessuno pensiero, che a gran mattina, come apre lui c'è Gesù Cristo, lo conso io, quello d'anno. Sì, così spiccia, spiccia di farlo prepotente e colleva li terreni alle puriette. Caro conci. In particolare nel Veneto, un formaggio che prima vendevamo solo localmente. Bene, in Veneto è stato molto molto apprezzato, tanto che Alberto Marcomini, il guru del formaggio italiano, per intenderci colui che fa TG5 Gusto, ecco, che gira l'Italia per trovare le eccellenze casearie, ci ha chiamati per una bella iniziativa che si è fatta, si è tenuta a Mogliano a marzo, Formaggio in Villa. Ecco, voleva raccogliere 50 eccellenze italiane, eravamo l'unica azienda pugliese e l'unica da Roma in giù, con grande, grandissimo orgoglio da parte nostra. E lì è stata una grande festa, non ce l'aspettavamo, perché c'erano i grandissimi formaggi italiani e noi, piccola azienda del sud, con questo formaggio che non conosceva nessuno. Guardate, non posso dirvi com'era bello vedere che al nostro tavolo c'era tanta gente e forse agli altri ce n'era meno. Tanto che Alberto Marcomini, nella sua selezione dei formaggi, ha selezionato il Don Carlo come uno dei sei formaggi storici italiani per festeggiare l'unità d'Italia in questo grande evento, appunto, che si è tenuto a Mogliano. Grazie. Questo applauso lo intendo anche per mio nonno. Ecco, da lì, ecco, tutto si è svolto in questi ultimi mesi, tantissime richieste. Oggi Don Carlo è negli Stati Uniti, Germania, Austria e Australia da 2 settimane. E ancora il maestro Vissani ci ha chiamato proprio qualche giorno fa, se avete sentito in televisione, Rai, Fininvest. Vissani ha inaugurato questo grande bene, questa bella masseria recuperata dalla mafia, quindi un bene confiscato, recuperato e rilanciato per promuovere il gusto pugliese a grandi livelli, e quindi ci ha invitati fra 30 eccellenze che lui voleva lì per promuovere la sua struttura, e ovviamente siamo entrati e rimarremo in questa struttura al suo fianco. E anche Vissani si è complimentato e da lì ancora tanti altri contatti, e quindi ci siamo detti che non potevamo non fare una pausa durante questa serata. Quindi adesso accenderemo delle luci, ovviamente faremo una breve pausa, 10-15 minuti, per dar modo al gruppo, ecco, di riprendere, di portare poi a conclusione questa serata. Quindi, dicevo, si accendono le luci, a questo tavolo ci sarà una degustazione di Don Carlo accompagnato con un po' di olio. E vi dico anche, giusto per un po' di goliardia della serata, ci sono anche dei biglietti da prendere, da acquistare a una cifra simbolica di 2 euro, giusto, ecco, per poter gestire questa estrazione
che vede quindi un cesto, una cassa di 6 bottiglie di olio Limonti e un bel caciocavallo in stile Striscia la Notizia, estrazione che faremo qui tra pochi minuti. Quindi ecco, vi invito a degustare Don Carlo e poi, quando si spegneranno le luci, ritornare ai vostri posti. Thank you.
lo pranzo è pronto da sette. Io poi in cucina l'urrico che alza a mezza, pulizza mamma e poi lontana mia. Arriva il nuovo, mi dici, vuoi pagare? Ma io lo guardo e tu c'è vuoi da me. E mi gira e la saltare a me. Ma Pili Ricchi è festa e mai putticiana. Mi chiamo Tunato Vitale, sono Tomassaro all'abbadia delle Portaglie. Nagli un nascimento lo 14 di maggio, era di Dia. Sirma Antonio si chiamava ed era come a me, di Massaria. Ne sapeva più di bestie che di cristiani. Non veniva mai la massaria. Fino a 20 anni io stessi per ventre, a 10 anni facevo scancionare. Lo fattore non teneva fine, ma di penna ne sapeva quanto annotare. All'inverno è tempo di ruecio e io mi iniziavo di scrivere con lo mueto. Le lettere vagate latine io le leggevo come a un cantore parvenzale. Lettere divine dello Santo Uffizio mi facia onore. Certo, tutto questo fa competenza a cervale quando l'utaro manca, che di tota so carne cristiane, a piccatiene con quel provalo pane. Di 3 anni li tenea fatte e d'ogni cosa ne tenea repuesto. La tua mia data, ierto bruno e betto d'aspetto, allo Signore grazie mi avesse fare, trucarmi non diventeo lo primo cantore. Allo Signuelo che poteva parare per cantare lodi allo sole. Giovea, e faceva fritto l'ultima dia di Carmiano. Quando allo portone venne avvicinare l'onza, la cattia, con le file,
che lo marito qua è una palana. Mondate, scasate, muerte di fame, da fagliancere pure le cane. Lo barone, tanto si era alliato dallo suo letto e stava in cannizza. Quando avvenne quella cristiana, la sua voce si putò a risa. E vi poteva meglio ridere, stiamo fermo e stacco le cane. Antito! La tua moda! Ma come sta a morire? Ti voglio una giudizia! E questo poi si picca! E questo poi si picca! Anche perché sono le future generazioni, siamo massa didattica, massa sotto le stelle delle masse didattiche, quindi i bambini dell'estate. Devono essere i protagonisti. Come ti chiami? Carlotta e Fiorella, un applauso a Carlotta e Fiorella. Tu come ti chiami? Antonio. Francesco. Matteo. E Matteo. Ancora un applauso. È un primo premio, un gesto di una serie di prodotti della nostra masseria. Secondo premio, 6 bottiglie di olio nostro, olio extravergine Riva di Monti, e in stile Striscia Notizia un bel caciocavallo al terzo fortunato, sfortunato perché è l'ultimo premio. Allora, adesso chiedo a mia moglie, a Viviana, di portare un applauso a tutto il nostro staff, Antonella, Massimo, Barbara, tutti coloro, Mino che è qui fuori, che impazzisce con le macchine. A tutti coloro che hanno collaborato a questa serata. E allora veniamo qui a fare l'estrazione. Allora, prima Fiorella, prendi un numeretto. Sì, prendi uno che ho buono però, Qua! 57! Del 58, Fernando Dell'Anna, fai un passo avanti. Ruta Antonio 14. Ruta Antonio, arriva. 6 bottiglie di olio extravergine di oliva, signori, comprate olio nostro. E adesso arriviamo al primo estratto, questo bellissimo cesto. A chi lo facciamo estrarre? Vieni sopra, Federico. Vieni. Vieni qua. Prendi un numeretto. Vieni. Apri. Girati, vediamo cosa la fare. Può locale. Giuseppe Caraglia! Giuseppe Caraglia! Francesco!